E ciao a tutti, in questo video vedremo come ottenere facilmente 2 punti talento attraverso il completamento del contratto ufficiale giudiziario. Nel video che seguirà vi mostrerò i vari passaggi per completare l'obiettivo, tra l'altro andremo anche a completare l'obiettivo secondario che richiede la liberazione dei prigionieri. Detto ciò, prima di lasciarvi il resto del video, vi ricordo che sul canale sono presenti diverse guide legate all'Assassin's Creed Mirage, quindi vi invito a visitare il canale, mettere mi piace al video se vi è stato di aiuto, ma soprattutto, come sempre, un invito a scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Detto ciò, passiamo a vedere come completare questo contratto. Partiamo dalla visualizzazione sulla mappa della posizione esatta del nostro obiettivo contratto. Una volta poi raggiunto il punto esatto, vi consiglio di raggiungere la parte posteriore dell'edificio andando a destra, come state vedendo, aggirando proprio le mura. Raggiunta poi la parte posteriore dell'edificio, non ci dovrebbero essere guardie. Io l'ho provato più volte, in tutte le occasioni non ho trovato nessuno. Comunque a voi la possibilità anche di utilizzare l'occhio dell'aquila per essere più sicuri. Una volta poi raggiunta questa zona, potete decidere da che parte salire nel primo step. Nel successivo invece vi consiglio di passare dalla torre che vedrete tra poco. Guardate, eccola qua. Basterà proprio utilizzare questa torre per raggiungere un altro punto in cui sono presenti poche guardie. Per esattezza ce n'è una, in questo caso siamo saliti anche nel momento più adatto, ma vi garantisco che questa guardia fa praticamente un piccolo giro e vi basterà aspettare che si trovi proprio nella posizione esatta in cui avete appena visto il video. Detto ciò, saliamo da quest'altro punto e anche qua non c'è presenza di guardia, ma raggiungeremo invece proprio la posizione migliore per poter scendere e accedere al luogo in cui trovare proprio sia la chiave, come potete vedere da questo ufficiale, ma sia anche proprio come accedere facilmente alle prigioni, le prigioni in cui sono ovviamente imprigionati i prigionieri che devono essere liberati per l'obiettivo secondario. Fate ovviamente attenzione anche alle altre guardie, potete utilizzare l'occhio dell'aquila, potete fare anche in modalità stealth, anche in modalità fight. Tanto ai fini della missione non c'è un obiettivo secondario che non richieda, diciamo così, o quantomeno richieda di non essere individuati. Quindi nel caso in cui veniate individuati potete anche fuggire e ritornare in questo punto. Detto ciò, comunque il resto del video vi faccio vedere dove sono posizionati i prigionieri da liberare e successivamente poi ovviamente l'ufficiale da eliminare. Nelle varie volte che ho provato, vi garantisco che fino a che non ho liberato i prigionieri non è apparso l'ufficiale, quindi molto probabilmente i due obiettivi sono collegati, ma non escludo la possibilità che ci sia anche il fatto di potersi trovare di fronte all'ufficiale e completare direttamente l'obiettivo principale. Detto ciò, ragazzi, spero che il video vi sia stato di aiuto e come sempre, ancora una volta, vi rinnovo l'invito a scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Detto ciò, vi lascio il resto del video, ragazzi, buona visione e al prossimo video.